Molti gli eventi sportivi della primavera e dell'estate cuneese presentati recentemente presso i locali dell'ATL del Cuneese. Fra questi il torneo internazionale di calcio over 50 che si terrà dal 24 al 26 maggio, di cui ci parla Alfio Baudino, vicepresidente dell'Associazione Sportiva e Culturale Over 50 Football Provincia Granda. È un'iniziativa che è nata alcuni anni fa, invitati a Sanremo per giocare una semplice partita di calcio. Abbiamo conosciuto una realtà fantastica e in tutta Italia ci sono associazioni over 50 che organizzano questi tornei e ne approfittano per conoscere persone nuove, visitare territori e arti culinarie, eccetera, eccetera, fare interscambi di un po' di tutto, ecco. Però diciamo che questi over 50, a volte anche 60, vengono e visitano il territorio. Per esempio quest'anno siamo stati invitati a Bisceglie, organizzato tutto dal sindaco, dal comune di Bisceglie. Ci hanno fatto visitare luoghi, ci ha fatto mangiare in posti diversi, ci hanno organizzato serate e noi cerchiamo di contraccambiare quest'anno. A parlarci invece dell'Urban Downhill, Claudio Sasso del team Ready to Bike. La seconda edizione, quest'anno ci ripetiamo con l'evento dell'anno scorso, una gara di downhill appunto all'interno di un contesto urbano, quindi noi sfruttiamo i vicoli, i viali, scalinate, muretti e ogni altro ostacolo artificiale all'interno di Mondovì per realizzare un percorso di gara a tempo, quindi quello che normalmente facciamo fuori dalla vista della gente comune, su in montagna, noi adesso lo riportiamo all'interno di una città, quindi a disposizione del pubblico. Vogliamo far conoscere questa disciplina e in questo modo pensiamo di riuscire ad ottenere la visibilità e il pubblico che merita, secondo noi, questa disciplina. E numerosi sono ancora i principali eventi sportivi della primavera e dell'estate cuneese, come evidenziato da Elio Bottero, organizzatore di alcuni di questi. Presentiamo la stagione estiva con Molta Bike, 23 di giugno la Via del Sale, Gran Fondo di Mountain Bike, ventennale con la categoria epica, per cui si potrà gareggiare in costume di 20 anni fa e con le bici di 20 anni fa, e poi naturalmente ci sono le categorie normali. E poi il 13 di luglio faremo la Transalp Limone-Sanremo, una traversata sulla Via del Sale, non agonistica, dalla montagna al mare. E nel frattempo, tra le due, il 7 di luglio abbiamo il Cro-Magnon, che è un ultra trail sulle montagne Travernante Limone. Facciamo parte di due reti di imprese, Limone On e Sanremo On. Ci siamo collegati proprio per sviluppare il nostro turismo partendo da questa strada che ci collega, e vorremmo fare dei pacchetti turistici proprio Limone Sanremo, e addirittura stiamo studiando con le Langhe di partire dalle Langhe un 6 giorni, 2 giorni nelle Langhe, 2 giorni in Limone e 2 giorni a Sanremo. Dal 7 al 9 giugno si terrà anche l'Authentic Ride. A parlarcene Manuel Podetti di Motorraid Experience. È un evento motociclistico che si terrà dal 7 al 9 di giugno, che prevede che i motociclisti partecipanti compiano questo percorso, che è il percorso studiato appunto dall'ATL Cuneese, che attraversa i pali valli della provincia di Cuneo, dal confine con la provincia di Imperia fino ai confini con la provincia di Torino, con uno scopo. Lo scopo sarà quello di prendere dei testimoni e portarli nei punti previsti nelle vallate successive, ricevendo di conseguenza un punteggio per aver consegnato questo testimone. Il testimone è un po' l'esempio di quello che era il servizio postale ad altri tempi, dei cursores, che andavano a cavallo. In questo caso i partecipanti saranno a cavallo delle loro moto. Chi realizza il punteggio pieno nelle 2 giornate, quindi quella del sabato e quella della domenica, quando arriva a Rucas riceve un riconoscimento, un premio. Quindi è un po' una gara con se stessi. La particolarità è che oltre ai 350 km del percorso dell'Intervallive si possono scegliere dei percorsi alternativi per chi magari ha le moto adatte a fare anche dei percorsi fuori strada, che danno la possibilità comunque di ottenere il punteggio, ma facendo un percorso diverso dai 350 km dell'Intervallive classica.